un monologo su una società silente ma profondamente ferita. Al centro la malattia, ospite inaspettato e indesiderato nel corpo di una donna che diventa spunto di riflessione sul vero valore della vita. La rassegna teatrale Scrusciù continua a proporre al pubblico spettacoli di alto profilo. La teoria del cracker della compagnia Occhi sul Monto ha mostrato l'essenza di una problematica che grazie al teatro riesce a emozionare e far riflettere. Grandi applausi per l'attore Daniele Aureli, che è anche l'autore del lavoro portato in scena martedì al Cineteatro Grivi di Enna. La teoria del cracker nasce inizialmente da un bisogno personale che poi diviene di compagnia. Che noi, compagnia Occhi sul Mondo, lavoriamo insieme da 15 anni e ci sono dei ruoli inizialmente prestabiliti ma che poi si fondono. Quindi ognuno ispira e sostiene l'altro. E quindi mi ricordo ancora quel giorno del 2015, forse, quando eravamo in camera con Massimiliano, ho detto: ma sì, io ho quest'idea. Questa storia qua, lui mi ha detto devi scriverla subito. E da quel momento mi sono messo in scrittura, condividendo passo passo il testo che stavo scrivendo. E quando questo testo è stato definito, poi ha partecipato a un premio, ha vinto un premio, poi ha debuttato nel 2018 ad un festival nazionale che è Primavera dei Teatri, uno dei festival maggiori più importanti d'Italia. E da lì ha preso vita questo lavoro che possiamo dire che indaga le dinamiche umane e le dinamiche più intime appunto delle persone, possiamo dire così, raccontando cosa accade alle persone quando c'è una mancanza e un lutto, ma cerchiamo di farlo ribaltando questo concetto e cercando di raccontare un inno alla vita, pur raccontando una storia di dolore comunque sia. Abbiamo voluto dare una visione poetica alla vita anche in un momento comunque sia di forte fragilità, perché è una storia che ci appartiene comunque sia e che abbiamo voluto raccontare. Che dice che ci sono 47.000 storie ogni anno come la nostra? Ma che cazzo dici, André? Non esistono storie come la nostra! Noi stiamo bene, stiamo alla grande! Non dormì, non dormì, non dormì! Una storia raccontata partendo da fatti reali, fatti di vita vera, vissuti in un piccolo paese di una provincia italiana che ha subito e subisce ancora le problematiche di un'industrializzazione che crea inquinamento, inquinamento invisibile e che purtroppo poi si trasforma in malattia. Nelle persone che vivono questi territori, una malattia silenziosa, una malattia invisibile che cresce lentamente dentro le persone, dentro gli esseri umani, come un ospite indesiderato che si mangia lentamente tutto da dentro, come se fosse un innamorato di quelli passionali, quasi da attrazione fatale. La storia che Daniele ha scritto. Il registro drammaturgico che ha scelto credo sia molto interessante perché si pone dal punto di vista della malattia. Cosa potrebbe dire la malattia che nasce in un contesto non richiesto e che ha dei bisogni come tutti i virus e tutte le forme di vita che sono presenti in questo pianeta? In questo senso noi vediamo questa storia raccontata dall'interno di un corpo, dal punto di vista della malattia e ci fa vedere tante cose di quello che noi dovremmo conoscere dell'esterno, no? C'è dell'ironia, c'è del sarcasmo, c'è il dialetto, che fa parte di questa zona dell'Italia che è concentrata sostanzialmente nella bassa Umbria, nella zona del Ternano, dove conosciamo bene le acciaierie di Terni che producono questo tipo di effetti collaterali nella nostra terra, ma che fa parte poi purtroppo della narrazione di tutto il nostro paese. Ogni regione ha un problema analogo. E quindi Teoria del Cracker, raccontandosi, racconta l'Italia. E racconta le problematiche che gli uomini e le donne, i bambini soffrono inconsapevoli in un momento storico dove purtroppo queste malattie sembrano esplodere
Ogni giorno, prima ne sentivamo parlare poco, sembravano qualcuno era proprio sfortunato. Oggi invece l'ubrutto male, così viene detto nella nostra terra, sta diventando una malattia estremamente conosciuta da tutti senza distinzioni di età. Quindi ci sembrava interessante dover testimoniare questa problematica confrontandosi con tutti i pubblici possibili del nostro paese in una maniera che potesse essere meno dura da un punto di vista di ascolto, ma che potesse comunque far riflettere sull'argomento che continua a toccare la nostra terra e anche altre terre oltre l'Italia, insomma.